È un'opera straordinaria, Lisippo. Pensi? Sembra modellata da un dio. È di tuo gusto? Beh, le cose belle mi piacciono sempre. Qui non ti mancheranno. Ti ho invitato a Rodi per questo. Dopo le fatiche della guerra, niente di meglio che l'isola della pace. E questo profumo che cos'è? Rose, nipote mio. Rodi è anche l'isola delle rose. E delle belle donne, a quel che vedo. Vedi, Dario, qui le donne emanano una speciale fragranza. Sembrano fatte di sole, petali di fiori, schiuma di mare e di... carne. Alla mia età è un elemento superfluo. Faro con la sua luce perenne ricorderà nei secoli il tuo nome, Careti. Hai costruito un'opera degna di tramandare ai posteri la potenza di Serse. Rodi dominerà i mari. Colossale, quasi una sfida alla loro potenza. Credo che ti preoccupi a torto. Gli dei non possono che compiacersi di un monumento tanto imponente eretto per la loro gloria e per la gloria del re di Rodi. Questa superba effigie, nata dalla mente divina del nostro re e dalla fatica silenziosa del suo popolo fedele. Che il fuoco sacro bruci su quest'ara sospesa nel cielo e sia guida per chi naviga nella notte e tremendo monito per i nemici di Rodi. Ardi, o fuoco, e la tua fiamma sia eterna come la gloria di Serse! Viva Serse!
tua isola della pace turbolenta. Poteva almeno confidarsi con me. Povero Eros. Perché lo ha fatto? Vedi, Mirte, nostro fratello è morto perché noi continuassimo la lotta. Se il popolo di Rodi è ridotto in schiavitù, se versa sudore e sangue per i progetti di un sovrano folle, è perché nessuno gli ha mai mostrato come si muore per la libertà. È vero, ma il popolo di Rodi ha bisogno di armi, oltre che di morti. E la Grecia? C'è amica? Si potrebbe chiedere il suo aiuto. La Grecia è lontana e laggiù. Non sanno niente di noi. Allora, cerchiamo l'appoggio di qualche personaggio influente. Il parente di Lisippo, quello che era con lui al corteo, non è un condottiero ateniese. Potremmo cercare di parlargli. Fratelli, volete che vada io? No, non tu. Siamo troppo conosciuti, noi quattro. Ma ti diverte tanto quel gioco? Potrebbe anche non essere un gioco. Tireo, pensi che la fastosità della mia corte sia gradita al messo del re Fenicio? Sembra evidente che non gli dispiace. Naturalmente la ricchezza degli altri può suscitare anche gelosia e invidia. E tu mi invidi? Io ti ammiro. La mia fedeltà ai tuoi voleri non mi permette altro sentimento che l'ammirazione. Da dire, in questo paese sapete divertirvi. Mia madre aveva ragione a parlarmi di quest'isola come di un luogo incantevole. Tua madre era di Rodi? E avrebbe dovuto restarci. È commovente tanto entusiasmo per la nostra terra in uno straniero. Beh, straniero solo a metà. E poi qui già mi sembra di conoscere tanta gente. Ad esempio, vedi quell'uomo là in fondo? Sì, quello che sta bevendo con finta indifferenza. Quell'uomo mi sta seguendo insistentemente da fuori del palazzo. Non capita tutti i giorni di vedere un eroe ateniese.
Nettare del Prato, un omaggio dei tuoi umili servi di palazzo. Tanta devozione merita un premio. Fa che beva prima lui. Bevi. Ti ho detto di bere. Credo che a Rodi convenga essere astemi. Non è necessario, nipote. L'importante è non bere mai per primi. Che la festa continui. Scusa la mia curiosità. Dopo l'avvelenatore avvelenato entrano i leoni? Non so, non conosco il programma. Credo di no. Sarebbe troppo pericoloso per i leoni. E il primo morto che vedi? Il secondo in un giorno e in tempo di pace mi sembrano troppi. Come si può distrarti? Uscendo con me. Dario, avrei una cosa molto importante. Adesso anch'io, possiamo vederci domani se vuoi. Bello. Che giardini meravigliosi. Del resto, l'incanto della natura nasce quasi sempre dalla presenza di una donna. Oltre che eroe, sei anche poeta. Dovrò stare molto più attenta allora. Non chiudi così, ti prego. Eviti persino di guardarmi. Ecco. Ma come, non ti senti conquistata dal mio sguardo? Le ragazze di Atene lo trovano irresistibile. Non tutte, qualcuna non mi ha mai perdonato un grave errore. Quale? Semplice. L'aver perso tempo. Diana! Diala! Diala! Thank you.
l'intera dinastia. Diala! Dario! Emone? Cleo? Nestore? Gerione. Qui il nome non c'è. Artidoro. Fileone. Dario. Oh, scusa, eri tu. Già mi avevi dimenticata. Ti ho seguita fin qui, non basta? O vuoi mettere alla prova la mia tenacia? Perché sei venuta qui? È un posto tranquillo per parlare. Ma la tua eloquenza sembra svanita. È la tua vicinanza che mi toglie la voce e il respiro. Allora lo... E come potrei? Mi dici di allontanarmi? E i tuoi occhi mi dicono avvicinati. E la mia bocca? La tua bocca? Diala! Vedrai che troverai buona compagnia! Bella compagnia davvero. La proposta del re dei Fenici è molto saggia. I nostri due popoli, unendosi, riusciranno a dominare il mare. E che direbbe Atene della nostra alleanza con i suoi nemici? Atene. Esiste un vincolo naturale fra noi e la Grecia. Prima che alla Grecia dobbiamo pensare a Rodi. Il colosso fa del nostro porto lo scalo più protetto del Mediterraneo. E il nostro solo interesse è che in esso trovino rifugio le navi di qualsiasi paese, a cominciare da quelle Fenici. E allora? Possiamo informare senz'altro Atene che le sue navi saranno attaccate dai Fenici, nostri alleati. E credete che i Greci non sospettino qualcosa? Scusate, ecco, io speravo che questa porta mi portasse fuori dal sotterraneo. E come sei entrato nel sotterraneo? Entrato? Ma direi piuttosto caduto dentro.
Ecco, io stavo appoggiato con le mani al muro, quando all'improvviso il muro ha girato su se stesso e mi sono trovato dall'altra parte. Cioè, mi sono trovato da questa parte. Inseguivo una donna. Da quella parte puoi raggiungerla. Ah, grazie, grazie, spero che accetterete le mie scuse. Le mie scuse. Tu pensi che quel greco fosse qui per spiarci? Forse. Comunque avremo modo di scoprirlo. Per ora non può abbandonare l'isola. Nessun battello può entrare o uscire dal porto senza mio ordine. C'è troppa agitazione, Rodi. Ed è bene essere prudenti. Torniamo a noi, allora. L'isola da questa parte è del tutto inespugnabile. L'unico punto di accesso è il porto. Le nostre navi, con il bottino catturato, si rifugieranno qui. E il colosso impedirà il passo ai possibili inseguitori. Rodi, al centro dei mari, ci è preziosa. E per una semplice ospitalità, noi ti offriamo la metà di tutto il bottino. La metà? Il consiglio di Xenon è giusto. Accetto il tuo piano, però a una condizione. Potrete far entrare nel porto solo due navi per volta e gli uomini non dovranno mai essere più di 200. Non vorremmo che gli altri popoli mediterranei pensassero che il potere è passato nelle mani dei fenici se i vostri soldati qui fossero troppo numerosi. Eh già? Accetto, per dimostrare la buona fede del popolo fenicio e del mio re. Allora, sei riuscita a parlargli? No. Il greco ha molto da fare questa notte. Una donna. Ritenterò domani. No, non c'è tempo da perdere. Grazie lo stesso a te, Ule. Torna alla festa, ti abbiamo già esposto troppo. Ma... Carete e sua figlia sono greci, vero? No, vengono dalla Lidia. Ma guarda un po', credevo che a creare delle belle cose fossimo solo noi greci. Parli del colosso o della figlia? Oh, maledetti lampi! La collera degli dèi sarà giusta, ma non c'è bisogno che si manifesti in questo modo. E senti, non dirmi che hai paura. Tu non sai che cosa sia una tempesta su quest'isola. Sembra che ogni tuono voglia farla sprofondare per sempre in fondo al mare. Rodi, per la sua posizione, in balia degli elementi. Lo sai qual è il miglior rimedio contro i tuoni? Il sonno. Sì, hai ragione. E per grazia di Minerva la mia stanza è più protetta. Come tu dici, però prima bisogna riuscire a conciliarlo. Ah, ora può anche venire la fine del mondo. E poi io non sono un eroe come te, e quindi ho diritto di avere paura di tutto. Non si tratta di essere eroi. Il fatto è che io ho un debito di gratitudine verso i lampi. Nella battaglia di Isso riuscì a battere Callimaco proprio perché era stordito da una folgore che gli era caduta vicino. Non dimenticherò mai la sua faccia quando gli misi un braccio e... Vieni con noi, presto. Chi siete? Che volete? Dobbiamo parlarti di cose importanti. Parliamone. Non qui.
Non vogliamo farti del male. A meno che tu non ci costringa. Avevamo intenzione di farti del male. Mi dispiace, ma non avevo altra scelta. Presto, portiamolo via. Oh! Ci hanno scoperto. Lasciamolo qui. Via! Dario! Cosa è successo? Se rodi all'isola della pace... preferisco la guerra. Ehi tu! Chi sono quelli? Schiavi macedoni comperati sulle coste persiane. A Rodi ormai non ci sono più braccia sufficienti per edificare opere così grandiose. Capisco. Cerco un imbarco per la Grecia. Nessuno può salpare da Rodi fino a nuovo ordine. Ma io devo tornare in patria. C'è un editto reale, nessuno può partire. Neanche pagando il doppio del prezzo normale? Ti consiglio di allontanarti. Sta bene. Thank you.
andiamo. Tu resta qui. No, vado io. Peliocle ha dato a me questo incarico. Un uomo potrebbe insospettirlo. Fratelli, gli uccelli sacri dei templi d'Oriente hanno il becco duro come il ferro. Sono docili come agnelli e fedeli come cani. Il vostro umile servo li ha ammaestrati per voi. Essi saranno i custodi delle vostre case. Gli spiriti del male e anche i topi non vi assaliranno più nel cuore della notte. Cercavi qualcuno? Volevo che mi seguissi. Ebbene, ci sei riuscito. E ora che facciamo? Posso esaudire un tuo desiderio. Quale? Io ne ho molti. Ti ho visto al porto mentre cercavi una nave per partire. Io conosco degli uomini che hanno una buona imbarcazione. E il prezzo? Equivalente al rischio. Preferisco non rischiare quando si può. Mi rivolgerò a corte, è mio diritto. Puoi provarci. Comunque, questa sera al porto un uomo accenderà una fiaccola per farsi riconoscere. Seguilo. Addio. Aspetta. A presto. Se la realizzazione corrisponde al progetto, con quest'arma saremo invincibili. Invincibili. I nostri progenitori con le loro asce di pietra credevano anch'essi di essere invincibili. Noi costruiamo sulla sabbia un'onda più lunga delle altre e le nostre orme saranno cancellate. Ma il colosso rimarrà e con esso il tuo genio. Se almeno tutto ciò desse la felicità a qualcuno. Tutti a Rodi ne siamo orgogliosi ed anche Diala. Anche tua figlia è fiera di te. Di me? O del denaro e degli onori che le procurano le mie invenzioni? Ma che cosa dici? Quando sua madre me l'affidò, giurai che l'avrei amata come se fosse stata mia figlia. E credo di essere stato come un vero padre per lei. Ma i vincoli di sangue, nemmeno un genio, come tu mi chiami, riesce a crearli quando non esistono. Dario, spero che la tua giovanile baldanza dissipi il triste umore di Carete. Al porto mi è stato proibito di lasciare Rodi. Perché? Forse Rodi non vuole rinunciare ad un ospite tanto gradito. L'ospitalità non è prigionia. Dario! L'eroe ateniese c'è onora di una sua visita. Una visita breve. La mia permanenza a Rodi è finita. Qualcosa ti ha deluso qui? Qualcosa o qualcuno? Al contrario. È stato un soggiorno pieno di emozioni.
Io volevo soltanto ferire il tuo orgoglio maschile. Mi dispiace di averti offeso. Non penserai davvero che io parta perché mi hai costretto ad esplorare i sotterranei del Palazzo Reale, spero. No, è che preferisco respirare l'aria del mio paese. Ma gli imbarchi sono sospesi. Eh già, così dicono. Le donne ti fanno paura? Chi cerchi qui? Qualcuno che mi faccia compagnia. Fermati! Presto, il segnale. Non forte. Tirati lei. Presto.
in acqua, presto! Comprendo perché avevi tanta fretta di imbarcarti. Era per questo? Che cos'è? Lo sai molto bene. È inutile che continui a mentire. Ti sei venduto ai nemici del nostro sovrano, un piccolo gruppo di traditori che osa ribellarsi al legittimo governo di Rodi. Volevi portare il loro messaggio ad Atene, caldeggiare le loro false accuse, ottenere l'appoggio degli arconti e arrivare a una dichiarazione di guerra. Non so di che cosa parli. Volevo soltanto tornare in patria. Nel messaggio sono annotate vergognose calunnie contro di noi. Siamo accusati di corruzione, di ruberie. Siamo presentati come aguzzini del popolo. Basterebbero queste menzogne per condannarti, senza considerare lo scopo a cui servivano. Ti ripeto ancora che in tutta questa faccenda io non c'entro. I tuoi stessi complici ti smentiranno. Conosci? I marinai del battello. I marinai del battello ai tuoi complici. Nemmeno questo riconosci. Non so chi sia. Allora vale la pena che te lo presenti. Pelicle, fratello maggiore della famiglia e capo dei ribelli di Rodi. Addosso a lui abbiamo trovato il messaggio che prova la tua complicità con questi traditori. Il greco è innocente. Non hai il diritto di sfogare su di lui la tua ferocia. Riuscirò a farti confessare. Voglio i nomi dei tuoi complici, tutti! Voglio sapere dove si rifugia la tua banda! Non lo saprai. Incominciate. Tirate su.
Fallo rinvenire. Ti decidi a parlare? Che ne facciamo? È inutile continuare a perdere tempo con questi luridi sciacalli. Gettateli tutti nel sotterraneo del colosso e che siano giustiziati! Sono schiavisciti. Avremo nuovi uomini da comprare al mercato. Ma che, se li terranno per loro come tutti gli altri. Aspettami alla grotta. Che pensi di fare? Voglio vedere dove li portano. Forse nella stessa prigione dove sono rinchiusi i nostri fratelli. Non credo, è difficile. In ogni modo vale la pena di tentare. Anche per Dario, no? Cerca di non esporti inutilmente. Benvenuto, Sidione. Ero sicuro che saresti arrivato con i tuoi uomini. Sidione è un gran soldato, uno dei nostri più valorosi capi. E si torceva sotto i miei colpi come se veramente non resistesse al dolore. Perché il dolore era vero, Maor. Le tue mani sono troppo forti per maneggiare una frusta con delicatezza. Ho visto molti occhi dei tuoi cittadini inumidirsi di commozione di fronte alle nostre sofferenze. Gli abitanti di Rodi sono ingenui, come del resto è ingenuo il loro re. Confidano ciecamente nell'assoluta imprendibilità dell'isola. Il colosso è un guardiano che impedisce l'ingresso ai conquistatori. Solo che i conquistatori sono già dentro casa. Sì, ma non è ancora tempo che tutti lo sappiano.
Dovete pazientare e nascondervi insieme a tutti gli altri schiavi che vi hanno preceduto. Quando Rodi sarà in nostre mani, saprò ricompensare generosamente la vostra attesa. E vi assicuro che non dovrete aspettare molto. Seguitemi! Teocle. Che succede? Il consiglio ha emanato un editto. Tutti i prigionieri saranno sacrificati a Baal tra 2 giorni. Seguimi. Voi aspettate qui. Il re mi ha concesso di vederti. È disposto ancora a salvarti la vita. E che cosa dovrei fare? Basta che tu dica i nomi degli altri congiurati e il luogo dove essi si nascondono. Io non so nulla. L'ho già detto a Tireo. Ma c'è un'altra cosa. Anche se lo sapessi non parlerei. Perché? Perché vuoi sacrificarti per quei banditi? A che scopo? Non credo che i veri banditi siano loro. Ma io non voglio che tu muoia. Io, Dario,
Addio, Diala. Avanti. Prima che arrivino i rinforzi, cerchiamo di raggiungere il colonnato del tempio. Seguitemi! Lisip, monta, i convenevoli a dopo. Non perdiamo tempo, andiamo! Sei certo? Certo,
Centinaia di fenici, vi dico. I sotterranei del tempio ne sono pieni. Tireo vuol vendere il nostro paese allo straniero. Non si accontenta più del potere che Serse gli ha concesso. Il suo piano è di vendere l'isola ai fenici e di diventare re in loro nome. Bisogna agire subito. Tentare il tutto per tutto. Un'azione di forza in questo momento equivarrebbe a un suicidio. E allora? Dobbiamo penetrare nel colosso. Ma il colosso è impenetrabile. E se anche ci riuscissimo? C'è una spessa inferriata che chiude le grotte dove sono rinchiusi i migliori uomini di Rodi. Quest'inferriata si apre con una leva che si trova all'interno del colosso. Tu stesso me l'hai detto. È vero. Quando lavoravamo alla costruzione, riuscì a vedere il meccanismo disegnato da Carete. Ma quelli che lo costruirono furono uccisi immediatamente dopo, perché non parlassero. Dunque la leva esiste. Si tratta di individuarla e di azionarla per liberare tutti i prigionieri. Con l'aiuto di quei rinforzi potremo attaccare le truppe di Tireo alla sprovvista. I cinque che prenderanno i rami più corti tenteranno domani. Io ne prenderò il comando. E questo non è un suicidio? Il colosso è una trappola infernale. È stato studiato per anni e anni in ogni suo minimo particolare. Come puoi quindi sperare di forzarlo con pochi uomini? Non abbiamo altra scelta. E poi solo 6 uomini rischieranno la vita. E ciascuno conosce e accetta la gravità del rischio. Ma non c'è speranza di riuscita. Può darsi. In ogni caso, la libertà di un popolo vale più di 6 vite umane.
Ti credevo già lontano da Rodi. Le guardie di Tireo ti cercano dappertutto. Non credo che mi cercheranno qui. Certo, non si può dire che manchi di coraggio. E tutto questo poi, perché? Era dunque così forte il desiderio che avevi di vedermi? Devo vedere tuo padre. È molto importante. Mio padre? Di che si tratta? Di salvare Rodi. Tireo è un traditore. Ha nascosto un esercito di soldati fenici nel tempio di Baal. Ma è impossibile. Il re ha ordinato il blocco del porto. Tireo è un uomo astuto. Quegli schiavi sciiti giunti di recente sono soldati travestiti. Purtroppo è la verità. Ma siamo ancora in tempo a fermarli. E che cosa può fare mio padre, un povero vecchio? Careta è il solo che conosce i segreti del Colosso. Col suo aiuto possiamo capovolgere la situazione. Ma mio padre non è qui, è nel Colosso. Di solito lavora fino all'alba. Sì, ma non si può raggiungerlo. Io devo parlargli. Fra poco cambia il turno di guardia. Aspettami al molo destro. Ti condurrò io stessa. È pericoloso per te. Hai detto che si tratta di salvare Rodi, no? E poi vedrai. Andrà tutto bene. Allora devi promettermi una cosa. Se ci sarà pericolo, mettiti in salvo. E avvisa Peliocle. Lo troverai alle grotte del deserto di pietra. Come vuoi tu. A presto. Dario. Dario, io...
Ecco, questo è il petto del colosso. Prodigioso. E tutte queste strane macchine a che cosa servono? A rendere tranquilli i nostri sonni. Ad inseguire donne, Ateniese? Prendetelo! Ci è sfuggito buttandosi in acqua. Idioti! Mi siete lasciati giocare come dei bambini. Hai ragione. Ma vedi, Diala, la giornata ci è stata favorevole lo stesso. Il greco non ne avrà per molto e i suoi amici nemmeno. È stata un'idea magnifica la tua di accompagnarlo qui dentro perché non sospettasse di nulla. Temevo davvero che riuscisse a parlare con mio padre. Quel vecchio illuso gli avrebbe dato ascolto. Tra poco Rodi sarà in nostro potere, Diala. Non ci sarà più nessun ostacolo sul nostro cammino. No. Ce n'è ancora uno. Un vecchio illuso che credeva di lavorare per il bene degli uomini e non si rendeva conto che forgiava catene per imprigionarli. Ma posso ancora spezzarle e costruirne delle nuove per voi. Thank you.
impresa è riuscita perfettamente. Puoi esserne soddisfatto. Che vuoi dire? Che grazie alle tue informazioni, i soldati di Tireo ci hanno colti di sorpresa e sterminati. I miei fratelli e tuo zio Lisippo sono stati fatti prigionieri e saranno giustiziati nel circo questa notte stessa. Ma non penserai che tu sia un traditore? Tu solo conoscevi la strada che porta alla grotta e Mirte ti ha seguito a Rodi fino alla casa di Carete. Ma ora la pagherai cara. Cara! Oh! 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 Vieni, presto!
Ascoltatemi! Un tremendo pericolo minaccia la vostra libertà e la vostra vita! Un gruppo di traditori ha consegnato l'isola a un esercito straniero! Centinaia e centinaia di soldati fenici si trovano già dentro la città e non aspettano che l'ordine di attaccare! Come osi tu parlare di tradimento? Bada a te, Cersei. Il tradimento si annida nel tuo stesso palazzo. Il colosso che hai costruito è il covo dei traditori. Pronti a rovesciare il trono, ad impadronirsi delle ricchezze di Rodi e ad imporre il dominio straniero. Fino a quando avrò un attimo di vita, io... Forza! Fermi! Fermi! Che volete fare senza armi? Suicidarvi? Ma ora il popolo è con noi! Il popolo non è un esercito e qui ormai non c'è più scampo. L'unica nostra speranza sono i prigionieri rinchiusi nel colosso. Finalmente. Come possiamo uscire di qui? Così, fratelli! Coro, per io presto. Prendete quei cavalli. Tu, Ateniese, hai già fatto troppo per noi. Pensa a metterti in salvo. In salvo? E dove? Come? Io conosco un'entrata segreta del colosso. E so qual è la leva che apre il cancello della prigione. Oh,
posso venire con te. Il segnale. Il segnale del circo. Rispondete immediatamente. La situazione adesso è a nostro completo favore. Certo. Il piano del circo ha funzionato. Il colosso è nelle nostre mani. Non resta che aspettare la flotta fenicia che entrerà nel porto indisturbata. Secondo le mie notizie, all'alba vedremo spuntare le prime navi all'orizzonte. Tireo, che è un perfetto stratega, ha previsto tutto. Il mio compito termina qui. Buona fortuna, futura regina di Rodi. Venti! Voi due con me. Sistematevi qui. Presto, entrate, presto. Questa è la leva. Speriamo che Pelioglen sia arrivato. Arrivano i soldati, ora!
Attenti la grata! Stavolta è la fine, Greco. Uccidilo. Fermi! Abbiamo tempo. Tutto il tempo che vogliamo. Bene. Così. Con questo li staneremo dal colosso, quei maledetti fenici. Che ne sarà di Coros e di Dario? Avanti! I tuoi amici vogliono farci una visita. Dobbiamo accoglierli come si conviene. Caricate le catapulte. Distanza al minimo. Lanciate! Presto! Ritiriamoci dietro quelle case! Lanciate! Cercare di fare qualcosa! Non possiamo! No, no, ora no! Dobbiamo prima portare al riparo tutta la nostra gente! Andiamo, venite! Mettiamoci al sicuro! I tuoi compagni sono un po' contrariati. L'accoglienza non è stata di loro gradimento. Portate in salvo tutti i feriti! Ma non possiamo far niente contro quelle maledette catapulte! No.
Dobbiamo restare qui. Li attaccheremo soltanto quando usciranno dal colosso. E dovranno pur farlo, se non vogliono morire di fame. Una flotta superba. Invincibile è la parola giusta. Il vostro paese è potente. E Rodi lo prenderà a modello. Posti! È già finito. Ma il colosso ha tremato davvero. Fermi! Vi ammazzeranno! Guarda come fuggono! Vigliacchi! Si faranno uccidere tutti! E tu? Non hai paura? Su, fuggi! Abbandonami anche tu! Dovresti conoscermi. O forse tentano di arrivare alle navi. Già, le navi. Sì, le raggiungerò anch'io.
Cerchiamo di uscire di qui. Essere così quando la morte è vicina. Cercherò aiuto e ti porterò in salvo. Thank you.
periodo. Mister! Dario! Dario! Alla porta d'Oriente! Presto! Per di là! Andiamo! Guarda là, i cavalli! Correte al deserto di pietra! Via! Salta su, presto! Lisippo! Oh, per gli dei, non avrei mai creduto di rivederti ancora. Tu come stai? Stai bene? Io sì, ma guarda in che sto. Oh, neanche il terremoto ti impedisce di andare dietro le donne? Sì, ma d'ora in avanti penso proprio che mi interesserò ad una sola. Uno splendido motivo per mantenerla. Partite insieme per Atene? No, rimaniamo a Rodi. A Rodi? Sì, c'è molto da fare ora qui. E poi questa non è l'isola della pace?